Sono sole, non hanno una famiglia in grado di accompagnarle. Ai genitori non parlano per paura di non essere credute. In questo contesto drammatico, come riportato nei documenti investigativi, si sono verificate le violenze di gruppo contro due cuginette di 10 e 12 anni che risiedono nel Parco Verde di Caivano, Napoli. Si tratta di un luogo ai margini della società, in cui la situazione è instabile. Tra episodi di sparatorie per il controllo del territorio e violenze di vario genere, l'anno appena trascorso ha mostrato il lato peggiore di Caivano. Le violenze perpetrate contro le due bambine sono state solo la punta dell'iceberg. Sarebbero 9 i responsabili degli abusi e dei maltrattamenti. I carabinieri di Napoli hanno identificato tutti i presunti colpevoli, di cui 7 minorenni e 2 maggiorenni. Uno di loro è accusato anche di un altro episodio di violenza, avvenuto poco meno di un anno fa ai danni di una 14enne di Caserta. Le due bambine di 12 e 10 anni sono state spostate in luoghi sicuri, lontano dai rispettivi genitori e anche separate l'una dall'altra. Durante questo periodo, con il sostegno di psicologi, hanno iniziato a elaborare gli eventi terribili che hanno subito. Parallelamente hanno collaborato con gli investigatori per ricostruire la loro difficile esperienza. «Voglio dimenticare», ripete spesso una delle due. In attesa del processo, di recente il giudice per le indagini preliminari ha concesso gli arresti domiciliari a uno dei presunti stupratori, un giovane di 19 anni. Questa decisione ha lasciato le famiglie delle due vittime senza parole. «Siamo sconcertati e addolorati», hanno detto tramite i loro legali. Nella documentazione investigativa emergono dettagli dell'orrore vissuto. Tutto ha avuto inizio da una relazione che la più giovane delle vittime aveva iniziato con un sedicenne. I due si sono avvicinati, ma quando il ragazzo ha raccontato dell'incontro ai suoi amici, questi hanno approfittato della bambina. Successivamente hanno coinvolto anche la cugina maggiore. Gli atti di violenza sono stati addirittura ripresi con un cellulare. Quando finalmente le vittime hanno trovato il coraggio di denunciare gli abusi, sono state avviate le indagini e sono scattati gli arresti. Dei 9 presunti colpevoli individuati, 3 hanno precedenti penali. La maggior parte di loro proviene da famiglie già conosciute dalle forze dell'ordine. Questi dettagli emergono dalle ordinanze d'arresto. Le due cuginette sono state trattate dal branco alla mercé di cose. Dai cellulari sequestrati sono emersi video inequivocabili che documentano le atroci violenze subite. Le vittime sono state ascoltate e i loro ricordi hanno iniziato ad emergere. Hanno descritto un luogo, una sorta di casupola, in cui venivano portate e maltrattate contemporaneamente. Non potevano vedersi, ma sentivano i lamenti reciproci. Questa casupola, individuata all'interno di un'ex isola ecologica, è stata trovata con indumenti, coperte e stracci usati come materassi. Le indagini hanno rivelato che le bambine erano terrorizzate da quei ragazzi, i quali tenevano sempre un tirapugni con sé e le riducevano in uno stato di sudditanza. Le hanno persino preso di mira con sassi. Le hanno umiliate. Il Parco Verde di Caivano non è estraneo agli episodi di violenza, ma dopo questo ennesimo incidente, che ha suscitato grande agitazione in tutta Italia, finalmente la politica ha intrapreso un'azione di bonifica. La mobilitazione è massima e le istituzioni hanno promesso maggiore sorveglianza per prevenire futuri atti violenti. Tuttavia, sarebbe stato possibile intervenire prima, dato che questa zona era già tristemente nota per altri tragici eventi. Uno di questi riguarda la tragica morte di Fortuna Loffredo, soprannominata Chicca, di appena 6 anni. Nel 2014 la bambina è caduta dall'ottavo piano di un edificio a Caivano. Inizialmente sembrava un incidente, ma in realtà la povera Fortuna era stata vittima di abusi e omicidio da parte di Raimondo Caputo, compagno della madre della piccola. Caputo è stato poi condannato all'ergastolo.